Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Lo scoop di Brambati mi ha fatto sorridere questo scoop, perché diciamo che lo vorrei veramente applicare anche alla Juventus, questa formula del 3%. Sì, lo vorrei veramente alla Juventus. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che dalle parole di Brambati si evince che lo scorso anno Gasperini abbia preso 9 milioni di euro di stipendio. Perché? Perché l'accordo che c'è, sempre secondo Brambati, Gasperini e Atalanta, prevede che il Gasp, sulla plusvalenza effettuata, su ogni plusvalenza effettuata dalla società bergamasca, il caro Gasperini abbia il 3% di commissione. Quindi se un Udinì lo comprano a 9 milioni, poi lo rivendono non lo so quando a 75, c'è il 3% di percentuale su questa plusvalenza. E questo mi piace, e perché rido? Perché lo vorrei alla Juventus questo fattaccio, lo vorrei alla Juventus. Guardate che come Allegri, invece di prendere soldi, dovrebbe dare soldi lui alla Juventus. Dovrebbe dare soldi lui alla Juventus, perché là, lì c'è la valutation e qua c'è la svalutation. Valutation. Vi rendete conto? È una cosa giusta. Tu mi fai rendere il giocatore attraverso il gioco, attraverso le prestazioni, attraverso il gol, attraverso tutto, e io ti do il 3% sulla plusvalenza. Applausi. Invece alla Juventus non ci sono prestazioni, non ci sono gol, non ci sono assist, non c'è gioco. Quindi svalutation. Anzi, ora si è partiti con Vlahovic. Ma Vlahovic, più che... Lasciamo perdere. Quindi, la bombetta e lo scoop di Brambati mi piace, mi esalta. Bravo Brambati, bravo Massimo, bravo. Lo propongo alla Juventus. Svalutation. Ragazzi, ci vediamo dopo, ma se ci incazzate fino alla fine, Allegri out.